Questa che vedete è una tecnologia che è stata prodotta in collaborazione tra Boston Dynamics e Trimble stessa, che vede l'applicazione di Spot, quindi il cane robot, dotato chiaramente di piattaforma inerziale e altri sistemi che permettono di evitare collisioni ed evitare ostacoli, e permette ad esempio in situazioni quali stati avanzamento lavori, quindi andare a scansionare l'ambiente 3D in step temporali differenti, di avere una progressione di raccolta dato temporale, appunto, che permette di andare poi a modellare progressivamente quello che può essere un cantiere o uno stato di fatto generico. In questo caso ci ha montato sopra uno scanner statico Trimble X7, che è uno scanner chiaramente di ultima generazione ad alte prestazioni, gestito direttamente da un tablet con un unico software gestionale che va a comandare sia lo scanner che il robot. Il robot può lavorare o dinamicamente, quindi pilotato direttamente da un pilota, diciamo appunto, oppure andare in autonomia e quindi avere dei waypoints o programmati che permettono di andare a fare delle stazioni fisse di ripresa dello scanner, per poi andare a caricarsi quando serve direttamente alle basi di ricarica e all'occorrenza trasmettere i dati da remoto.